No, fermi! Gli animali dei videogiochi hanno dei sentimenti. Se li uccidete, siete delle brutte persone. Questi animali sono inutili. Meritano di essere uccisi. Non possiamo fare una classifica con questi qui. Dobbiamo farci venire un'altra idea. Che ne dite se prendiamo i migliori animali protagonisti? Non me ne frega un cazzo se sono antropomorfi, se sanno parlare o se non esistono. L'importante è che siano dei gran fighi. Avere il nome di un animale non è sufficiente. Perciò, te... E cominciamo. Jim era un normalissimo verme di terra, poi è entrato nella ultra high tech indistruttibile super spaziale cyber tuta e è diventato una frusta. Visto che molti non lo conosceranno, perché non ci guardiamo un po' di gameplay di un suo gioco? Il suo gioco migliore senza ombra di dubbio Earthworm Jim PSP. Ah no, è stato cancellato. Beh allora Earthworm Jim del 2003. Ah no, è stato cancellato pure quello. Beh allora Earthworm Jim 4. Pure questo? Vabbè. Beh, nonostante le poche presenze, qualcuno se lo ricorda ancora per la sua follia e demenzialità. Perché bisogna far cadere un frigo per lanciare questa mucca? Chi lo sa. Ma non è questa la cosa importante. L'unica cosa che conta è che... E quando si parla di animali, di certo non si può escludere lui, il procione. No, no, ho detto procione con la P, no, no, no. Diciamo le cose come stanno. Chiama Fox McCloud per via di Smash Bros. Nessuno ha giocato i suoi giochi. Star Fox 2? Copie vendute? Zero. Oh, ci sarà un motivo se Star Fox Zero è l'unico gioco Nintendo per Wii U non ancora portato su Switch. Hai una vita mezzo. Bisogna però ammettere che è un gran leader e un gran pilota. È un grande esperto della manovra della... È anche un personaggio molto amato dai furri, anche per questo deve starsene il più lontano possibile dalla prima posizione. In futuro non lo vedremo più molto spesso, ma resterà comunque per sempre un personaggio. Ma col cazzo! I draghi, anche se non esistono, sono considerati animali. Direi che quindi è idoneo Spyro. Thank you for releasing me, Spyro. Ok, Spyro. Grazie per avermi liberato, Spyro. Ok, Spyro. Spyro, 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 Spyro. È un po' un drago del cazzo. Non sa manco volare. I suoi soffi fanno abbastanza pena. E è piccolo e poco minaccioso. Ma no, dai, tutti amano questa mascotte Microsoft. A dire il vero, il suo periodo d'oro, se così vogliamo chiamarlo, è stato molto breve. Prima di finire ad Activision è passato di mano a diversi studi. Ognuno gli ha dato un design diverso. E niente, il tempo è finito. Vuoi dire un'ultima frase? Spyro? Scoprirò i tuoi amici. Dio Ena! No, non è una bestemmia. Sto parlando di Amaterasu di Okami. Ai nostri stupidi occhi umani sembrerà un semplice lupo, ma in realtà è una dea, la dea del sole. Il suo potere più devastante è il Celestial Brush, un pennello con cui può fare svariate cose. Ha persino avuto un figlio, Chibiterasu, anche se non si sa ancora chi sia il padre. Buco di trama. Purtroppo è stata protagonista di solamente un gioco, perciò non è un personaggio molto popolare. Ma meglio aver avuto un solo gioco fatto bene, piuttosto che 100.000 di merda, no? Allora, come possiamo chiamare questo orso che suona il banjo? Che ne dite di... banjo? Guardate quanto cazzo è amato quest'orso. E contate che nessuno di questi disadattati ha mai giocato a uno dei suoi giochi. A dirla tutta meriterebbe di stare Kazooie in classifica. Banjo da solo non sa fare un cazzo. Tira i pugnetti, salticchia qua e là, si muove goffamente. Grazie a Kazooie invece può sparare, fare un super salto, correre e consumando le piume può diventare addirittura invincibile. Perciò fanculo Banjo. Non ti permettere mai più. No no no, stavo scherzando. Guardate, se muore Banjo, muore anche Kazooie. Possiamo quindi considerarli un'unica entità. Problema risolto! Kazooie
Crash Bandicoot, un'altra mascotte Microsoft. Si spargerà la voce che sono boxaro. I buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano. Tutti dicono che Crash è una copia di Mario, ma io non mi ricordo tutti questi hitbox del cazzo nei giochi di Mario. No! Voi vedete hitbox del cazzo, io vedo mancanza di abilità. I Crash sono giochi per hardcore gamers. Ci vuole chiaramente bravura per usare questo bazooka. Crash è un personaggio eclettico, è bravo a saltare, sa nuotare, guidare, cavalcare. È un personaggio che veramente vedrei bene ovunque. Tranne forse un multiplayer online. Allora, amici animali di Donkey Kong, i candidati migliori sono Ellie, Engard e come dimenticare Rambi. Fermi tutti! Tu sei un animale! Scusate, manco Nintendo si ricorda che esiste, dovevo farlo io? Donkey Kong è un figlio di puttana, avrei scelto volentieri qualcun altro della sua numerosa famiglia al suo posto. Lui per esempio sembra simpatico, qualche pregio comunque ce l'ha, la sua stazza gli permette di sconfiggere nemici molto grossi, sa suonare i bonghi e basta. Può essere un caso che nel suo gioco più bello lui non c'è? Tutti comunque aspettiamo il suo ritorno. Cosa? È tornato! Quale animale è il miglior amico dell'uomo? Proprio lui, il riccio. E qual è il riccio più famoso dei videogiochi? Proprio lui. Suka! Altro che quel culone grasso di Mario. Lui sì che è la vera mascotte dei videogiochi. Dopotutto appare in un sacco di giochi belli. Per esempio... No dai, mi ritengo comunque fan di alcuni dei suoi giochi in 2D e soprattutto di Super Saiyan Sonic. È un peccato che può trasformarsi solo quando trova le 7 sfere del drago. Possiamo dire che Metal Sonic è il Krillin di Sonic? Resta un'icona, secondo posto meritato. Grande Sonic. Ops, ma per tutto questo tempo ho per caso detto Sonic? No no, intendevo Sonic! In prima posizione non poteva non esserci Yoshi il dinosauro. Nella sua prima apparizione in Super Mario World era un semplice sacrificio. Ci ha messo solo un anno per avere un gioco tutto suo e da lì in poi sappiamo bene tutti com'è andata. In realtà devo dire che non sono sto grande fan di Yoshi. Ma è tutto bellissimo! Il mio colore preferito di Yoshi è Yoshi sostenitore dei diritti LGBT. Ma se tutto quello che ingoia diventa un uovo? Cosa succede se ingoia un uovo? Se ora i giochi sono pieni di collezionabili è anche grazie a Yoshi. Ringraziamolo tutti insieme! Vaffanculo, Yoshi! Volete sapere un'altra cosa divertente di Yoshi? Non paga le tasse! Cosa?